stasera vedrete prima un piccolo trial, si chiama, 2 minuti e mezzo di tutti i 8.000 che ho salito, che sono, fino adesso ne ho salito solo 13, solo, sono salito 13. Poi vedrete, ritorno nel 98, con mio fratello ho tentato di salire da sud dell'Annapurna, una parete molto difficile, dell'8.000 in Himalaya. Poi sono stato fermo per 6 anni, sono ritornato nel 2004 con una spedizione nazionale, a livello nazionale, per tutti i migliori alpinisti in Italia, organizzata da Agostino a Polenza, per la Nord dell'Everest, Spigo Nord dell'Everest, con lo Spigo Nord K2. Da lì non sono riuscito a arrivare in cima né all'Everest né a K2, sono ripartito l'anno dopo, nel 2005, per l'Annapurna, la parete nord, e siamo riusciti ad arrivare in cima. E poi vedrete gli ultimi 2-8 mila che ho salito quest'anno, Kangchenjunga, per 8 mila dopo il K2, e 23 mila del K2, che ho salito in primavera, a maggio, sono andato in cima, e il G1 in Pakistan, che ho salito a, è andato in vetta il 23 luglio. Buona visione. Non ci tornerò mai più in vita mia. Quando salivamo fino alla montagna, si sentiva tanta stanchina, una ferita per tornare a Covaglio a fare 200 metri di questo ghiaione qua, che era molto stancante psicologicamente. Andava a posizionare il capo di sotto la parete. Una volta eravamo appunto a campo 1, in questa posizione, quello che vedete, si è staccato un enorme palangone dalla parete che dovevamo salire, che era durato, basta, è arrivato sul peso nero almeno un quarto d'ora, è partito da quasi 8.000 metri, è arrivato 1500 metri, ma una cosa enorme, nessuno di noi ha mai visto una valanga così. Siamo andati in faccia e abbiamo detto, noi dobbiamo salire da lì, e sì, meno male che è arrivato giù prima che volevamo salire, che magari la parete si è staccata un po'. Il problema grosso è la cosa si è staccata, quella che vedete dove c'è la roccia sopra, 200 metri, che è staccata, che è strapiombante. Quando staccano un pezzo di ghiaccio da lì, fanno colpire i piedi sotto e poi partire le valanghe. L'unica con sicurezza, con cose psicologiche, sia quando si sale in questi pendii, perché ci sono dei piccoli serracchetti verticali, che sembra di essere riparati, se dovesse staccarsi una valanga, dovrebbero creare un po' di riparo. Nel 2005, quello che nel 2004, avevo scoperto tutta nuova tecnologia che si usava sugli 8.000 metri. Nel 98, quando avevo visto prima l'Annapurna, non c'era un telefono satellitare, non si aveva mica tramite internet, anche la musica, perché la musica del 2004 ho portato ancora le solite cassette che si usavano una volta. Oggi già iniziano ad essere gli MP3, ma porto la musica. Il grosso vantaggio è stato arrivato dai telefoni satellitari, Huawei o Iridium, il problema è solo il problema che sono satellitari molto piccoli, no, il vantaggio, sono molto piccoli, costa 1 euro al minuto chiamare, se si rimane in contatto con casa, se c'è bisogno di soccorsi, si può chiamare i soccorsi, e poi sono importantissimi per il meteo. Sono centri da Seattle, Chamonix, l'unico porto di vita paia, o Innsbruck.